Ciao a tutti bambini, oggi è il 12 marzo, è una bellissima giornata di primavera, però noi stiamo a casa, mi raccomando, perché come state dicendo un po' tutti, andrà tutto bene, andrà tutto bene. E noi, come tutti i giorni, ci teniamo compagnia qualche minuto con la storia del giorno dal titolo La corsa dei conigli. Anche questa storia è stata scritta da me e la potete trovare sul sito www.fiabepertutti.it. Nel paese dei conigli si svolge una corsa molto famosa e difficile. In pochi, infatti, giungono al traguardo. Vi accorrono i conigli di tutto il mondo e il paese si tinge dei colori della festa. C'è il coniglio giapponese, c'è il coniglio italiano, quello egiziano e così via. Tutti possono partecipare, ma di solito i conigli che si iscrivono sono i migliori dei loro paesi, sono belli, grossi, forti e il loro pelo risplende ai raggi del sole, come quello di oggi. Alcuni raccontano che qualche anno fa accadde un evento un po' particolare. Alla gara, infatti, si iscrisse un coniglio molto molto strano. Sebbene, infatti, avesse la stessa età di tutti gli altri partecipanti, era veramente molto molto piccolo, quasi minuscolo, oserei dire. Alcuni dissero che forse si trattava di un coniglio di una razza particolare, sconosciuta. Altri dissero che forse, forse aveva mentito sulla sua vera età. Vabbè, in men che non si dica, però, si sparse la voce di questo strano partecipante, tanto che si radunò una folla immensa per poter assistere alla gara. Tutti, alla vista di quell'esserino minuscolo posizionato alla partenza e con a fianco gli altri conigli, che erano il doppio, il triplo, addirittura il quadruplo di lui, beh, insomma, esprimevano la loro opinione. La maggior parte diceva che l'insolito coniglietto non ce l'avrebbe mai e poi mai fatta a terminare una corsa conosciuta per la sua enorme difficoltà. Cominciò la gara. E a poco i vari concorrenti, stremati dalla fatica, abbandonavano la corsa. Prima uno, poi due, poi tre, poi quattro e così via, finché non rimasero soltanto il piccolo coniglietto e quello che veniva dal Kenya, conosciuto da tutti per la sua velocità, la sua forza, la sua resistenza. La folla iniziò a gridare: "Oh, poverino, non ce la farà mai! Come farà mai a vincere contro quel campione del mondo? Fra poco abbandonerà anche lui la corsa." Il piccolo coniglio, incurante di tutte quelle voci, continuava a correre, a correre, a correre, finché, tra lo stupore generale, arrivò per primo al traguardo. Tutti si accalcarono per circondare il vincitore e tutti all'unisono chiedevano: ma piccolo coniglio, come hai fatto?" Il coniglietto, che fino allora era rimasto zitto zitto, quatto quatto, non aveva detto neppure mezza parola, le guardò meravigliato e disse: signori miei, di che cosa mai parlate? Ho vinto grazie alle mie zampe e al mio cuore." La folla, un po' meravigliata e stupita da quella risposta e non capendone bene il significato, si soffermò a guardare meglio quel minuscolo coniglio, fino ad accorgersi che, troppo presi nel badare alla sua piccola statura, non si erano accorti di quanto effettivamente
fossero grandi le sue zampe. Solo più tardi si seppe che il piccolo coniglio proveniva da un paese lontano, lontano e sconosciuto, dove i conigli crescono sì molto poco, ma hanno le zampe e soprattutto il cuore così grandi da giungere laddove nessun altro è mai riuscito ad arrivare. Così, bambini, mi raccomando, quando dovete fare qualcosa che può sembrare un po' difficile, non vi preoccupate, fatela lo stesso, basta metterci sempre il cuore e tutto il resto verrà da sé. Grazie bambini miei, anche oggi ci siamo tenuti compagnia per pochissimi minuti, spero che le storie vi stiano piacendo e ricordatevi di farla vedere anche ai vostri fratellini, alle vostre sorelline più piccole, in modo da che non si annoino neppure loro. E poi andate a guardare anche sulla la fiaba, la potete trovare anche sul blog che è ospitato dal giornale La Voce di Manduria, www.lavocedimanduria.it. Grazie bambini miei, ci vediamo domani, ciao dalla maestra Pamela.